Eccola. Lancia freddo, lancia freddo. Thank you.
L'anziano Romoli ha fermato una lepre in corsa sfrenata con giovanile tempismo, così premiando l'alacre lavoro svolto dagli infaticabili Porcelain. Mentre dal poggio di queste colline l'obiettivo mi scivola sull'orizzonte, rivedo le montagne dove, 50 anni or sono, i cacciatori del mio paese si contendevano le lepri impiegando cani di dubbie radici. Dall'età di 5 anni sono sempre rimasto affascinato dai racconti che i vecchi montanari imbastivano per esaltare le prodezze dei loro segugi. La gente del villaggio pensava che fossero storie di cacciatori, tutte uguali e ringalluzzite dal vigore che il vino poteva infondere in vecchi, vacillanti salvadanai di monete fuori corso. Ma io rimanevo affascinato da quei pittoreschi racconti e a mia volta ricostruivo castelli di sogni. Rifiutandomi sempre di credere che i lepraioli cacciassero per bisogno di cibo, per l'interesse suggerito dalla cospicua preda o per avarizia. E da allora, ogni volta che odo lo strepito dei segugi che battono la lepre, mi convinco sempre più che la caccia con i cani da seguito è uno dei massimi godimenti ai quali un uomo può accedere senza necessariamente vincere una sfida o realizzare una conquista. Congedandoci, ringraziamo tutti i protagonisti delle diverse battute per l'impegno e la disponibilità profusa e, come al solito, ci auguriamo che la visione del filmato abbia suscitato in voi almeno un briciolo delle emozioni suscitate in mio figlio Alberto e dal sottoscritto durante le riprese sul campo e la rifinitura del filmato in studio.